gli instabili equilibri di cui è costituita una democrazia contemporanea viene turbato da processi, molto più che da individui. Questo turbamento genera delle contraddizioni che lavorano sotterraneamente dentro la democrazia. Quando il tasso di contraddittorietà diventa troppo alto e produce sintomi visibili, qual è la reazione? Tanto del potere quanto dei comuni cittadini. La reazione è di dire: ma questa spiacevole novità da dove deriva? Come mai abbiamo improvvisamente questo problema? E allora la reazione che è stata tipica e che per certi versi lo è ancora è quella che possiamo definire la iperrappresentazione. Un processo che non si è visto, era un processo storico oggettivo, ma non è stato visto, a un certo punto produce risultati reali, tangibili, negativi, allora si costruisce, si raffigura, si rappresenta un nemico mostruoso. E per poter dire, bene, questo è il capro espiatorio, la colpa è sua, nemico mostruoso, iperrappresentato dalle fattezze terribili, soprattutto esterno a noi. Che cosa c'entriamo noi con quello lì? Si vede che questo signore, questo nemico mostruoso, ha lavorato sotterraneamente per anni, ha complottato contro di noi, noi stupidi non ce ne siamo accorti, e adesso ci tocca sterminarlo, adesso che lo vediamo, e al tempo stesso andare a cercare se non ce ne fossero degli altri nascosti, come lui. Snidiamoli, individuiamoli. Facile. Dunque abbiamo un meccanismo generale che è questo: processi storici oggettivi non visti e poi a un certo punto iperrappresentati e soggettivizzati in un'immagine di un nemico che non è neanche un nemico, è un mostro, letteralmente. Andiamo un po'.